abbiamo fatto le cose in grande, eh? Sì, perché abbiamo trovato il negozio giusto. È Carlo, la persona giusta. Carlo, il tuo ex? Ma no, l'arredatore! Ci ha aiutato nella scelta e abbiamo trovato tutto quello che stavamo cercando. E poi ho pensato anche agli sconti, fino al 40%. E bravo l'arredatore! Oh. Sogna in grande, da noi è possibile. Attualmente è una struttura fatiscente, lasciata andare, e doveva essere inaugurata nel 2016, poi per vari problemi di iter, fallimenti e contenziosi vari è rimasto tuttora fermo. Sarebbe auspicabile a questo punto che venisse aperta questa struttura, soprattutto per risparmiare sugli affitti. E l'ASL 1 paga centinaia di migliaia di euro per affitti sparsi per tutto il territorio cittadino. E sarebbe anche auspicabile fare magari l'intramo Egna in questa struttura, oltre a aprire tutti gli ambulatori necessari. E siccome la struttura è molto vasta, potrebbe diventare anche una casa per la salute, per esempio. Ecco, voi come vedete, in ottica futuro del Palasalute, il progetto ospedale unico rischia di sovrapporsi? L'ospedale unico, secondo me, rischia di restare un'incompiuta, onestamente, perché sono lievitati ulteriormente i costi delle materie prime, i costi energetici. Già durante l'arco del tempo, il primo progetto parlava di 210 milioni di euro. Adesso è lievitato già a 350, ma lieviterà ancora. Io non lo so, rischiamo di trovare una struttura che non rischia di non trovare una fine e rischia di rimanere una scatola vuota, fondamentalmente, perché la principale emergenza di questo momento sono le liste d'attesa, che sono lunghissime, e manca personale sanitario, medico, infermieristico, operatori sociosanitari. Mancano un sacco di figure attualmente e è anche difficile reperirle, perché non c'è stata programmazione a livello regionale, non ci sono figure che possono anche venire a lavorare in questo territorio. Poi c'è da dire un'ulteriore cosa: la provincia di Imperia è diventata una provincia disagiata. Uno, per farsi curare, o va dal privato o va in un'altra regione, e questo è evidente. È la solita inefficienza della pubblica amministrazione a tutti i livelli, politica e burocratica. Ci sono sempre continuamente dei rinvii, eccetera. Non si capisce se questi rinvii sono artefatti o sono reali, perché problemi così non se ne è mai visto da nessuna parte. Sui vostri cartelli c'è quasi sempre il nome del presidente Toti. Qual è la richiesta a lui e alla regione? La richiesta della regione è che si cominci a occupare veramente di sanità e non faccia soltanto proclami sterili. Voi che sensazioni avete sul futuro di questa struttura? Tanta speranza, veramente tanta speranza di poter uscire da questa situazione vergognosa, in particolare per gli anziani. Ecco, quali sono le opinioni che raccogliete sul territorio da amici, conoscenti, associati al vostro movimento? Beh, è logico, di totale disaccordo con quello che è l'amministrazione attuale della sanità. Logicamente gli anziani, si vede benissimo che devono girare in 3.000 posti, non riescono mai a avere degli appuntamenti, l'inefficienza palese di questa sanità ligure. Noi abbiamo deciso di iniziare un percorso per sensibilizzare la gente. Partiamo da qua, però intendiamo andare avanti. Uno dei problemi principali è questo, che molti cittadini in questa ASL non sono dotati del medico di base dovuto a errori fatti nel passato, il numero chiuso e quant'altro, quindi mancano i medici. E questo sarà, oltre alle liste d'attesa e anche altre questioni che riusciremo a tirar fuori. E la nostra preoccupazione è quella della rassegnazione della gente. La gente ci appare, incontrandola per la strada, ci appare rassegnata. Noi vogliamo spiegare che la sanità non è inevitabile, c'è la possibilità di cambiare, e noi lavoreremo per questo.